Buongiorno a tutti, oggi parleremo dei gnocchi. Gnocchi di patate. Allora, per ingredienti per i gnocchi di patate. Patate lesse, lessate con la buccia, perché aiuta molto per il colesterolo, e poi sperate con un po' di pazienza, piano piano. Ed eccole qua, patate di pasta gialla del Roero, ottime patate piemontesi. Patate e farina. Patate e farina, farina 00 e un uovo. Io uso un uovo per amalgamare meglio e questo è il gnocco classico. Abbiamo delle varianti, avremo delle varianti con la barbabietola cotta oppure con ortica e io ci ho messo anche un po' di cipolla egiziana ligure. Cominciamo a schiacciare le patate. Dimenticavo di dirvi che non bisogna lasciarle molto raffreddare perché si amalgameranno molto male. Dobbiamo fare il lavoro immediatamente. Eccoci qua, abbiamo schiacciato le patate, un chilo o due di patate, e adesso cominceremo a impastare il gnocchi. Abbiamo questa farina, cominciamo 00 e cominciamo a versarla insieme con la pasta. Qua dice quanto sarà la proporzione? La proporzione è quanto la patata assorbe, perché è importante proprio l'assorbimento della patata. Non c'è una percentuale precisa, perché ci sono delle patate che assorbono di più e patate che assorbono di meno. Io mi farò aiutare per amalgamare bene, come dicevamo prima, da un uovo, da un rosso d'uovo. Abbiamo lavato l'uovo. Piano, avete visto che non abbiamo messo moltissima farina, anche se comunque un po' ci va, se non rimane solo patata. Ecco qua, si è fatto un piccolo impasto e si prende un pezzo. Questo impasto e andiamo a impastare questa parte qui. Vediamo se bene, bisogna cominciare a fare un salciciotto. Come vedete, il salciciotto
sempre sopra la farina. Questo salsicciotto, c'è chi vuole più piccoli, chi vuole più grandi, comunque tagliamo il salsicciotto in tanti piccoli. Per fare il gnocco, c'è chi il gnocco lo preferisce così, c'è chi lo passa sulla forchetta. Perché farlo in questa maniera? Perché così al sugo potrà inserirsi bene dentro e amalgamarsi con il gnocco. E questi sono i nostri gnocchi. Siamo fatti portare dalla nostra amica Luciana un piatto. Luciana è anche la mia mogliettina. Questi piacciono molto a mia moglie.